vicino, insomma, durante il nostro percorso. E pare che stavamo male, no? A cuore forse è meglio. Vabbè, noi siamo rimasti sempre molto vicini, li abbiamo monitorati, perché comunque background di Anzio, Nettuno, Latina, insomma, ci hanno permesso, insomma, di iniziare e continuare questo percorso in maniera, come dire, molto motivata. Al che perché io continuo a insistere su questi contest, perché voi siete ragazzi giovani, Ares, perché spesso è successo, come se non ricordo male anche a Mask, di aver fatto delle collaborazioni con persone che non sconosciute. Perché dico questo? Perché non solo i contest nei quali voi vi radunate e vi confrontate, ma anche c'è la possibilità dei nuovi mezzi di comunicazione. Esatto, esatto. No, i contest hanno pure i lati positivi, nel senso cresci prima di tutto, vedi il livello dell'altra gente, vedi tu a che livello stai, hai l'opportunità di conoscere altri rapper che magari credono in quello come credono in te, insomma, e quindi ti chiedono, ti parlano, guarda sei forte, famo un feat, organizziamosi. Quindi vedi pure il pensiero di altra gente riguardo al rap, cioè comunque è utile. Ultimamente purtroppo sta andando a sfumare sta cosa, perché la gente pensa sempre a guadagnarci sopra, quindi magari se prima i contest erano 2 in tutta la scena, mo so 200, quindi la gente vede pure la probabilmente differenza. Chi li organizza dovrà fare i conti anche a fine serata con dei costi, quindi probabilmente servirà anche a dare delle motivazioni per l'afflusso di persone, di gente, insomma, che per riempire un po' la serata, no? Al di là del fatto degli ospiti, capisci? Quindi io penso, insomma, che sia un ottimo luogo per confrontarsi e per migliorarsi. Io lo intendo in questo modo, poi non sono mai stato, probabilmente andrò assieme a Metti a vedere qualche bel contest, magari, che ne so, si cimenterà anche lui a cantare 14 a confrontarsi Annettuno. Come rapper, no? Sì, no, il 14 Annettuno mi interessava questa cosa, se la continui. No, sì, il 14 Annettuno stanno organizzando un contest al Maracaibo, dove allo showcase ci sarà Gose, comunque rapper molto rinomato nella scena. E comunque è sempre un'altra occasione per sentire buona musica, per capire il livello che ci sta comunque giù da noi. E chi gli va, face senz'arto, viene giù e capisce. E noi siamo qui molto attenti a monitorare il tutto, quindi andiamo avanti sempre. Per me, Ares. Dimostri affetto e non verrai mai ricambiato. Per questo c'ho il cuore a pezzo ed è un pezzo che non ci ho fiato. Per sfogarmi su sti testi di quello che ho già passato, ringrazio ogni troia che me l'ha già dimostrato. Che essere buoni non serve per nulla al mondo, che essere tristi va bene ma non per molto. Visto che la forza di rialzarsi nessuno qua te la presta, ti lasciano lì nel buio più profondo. Giuro che stavolta è l'ultima, che se va male non ci perdo tempo con sta stupida voglia d'amare. Non per questo non ci metto l'anima e voglio sperare che anche lei si renda conto che sta storia può durare. Che basta davvero poco, credo che l'amore è un gioco. Cedo di fronte a quello sguardo che mi lacera, dove rispecchia l'anima come davanti un vetro. Non puoi capire i brividi quando mi tocchi, e sono pronto a stringerti quando ti blocchi. Non puoi capire che stimoli guardandoti negli occhi, quando ti accorgi che sanguini tutte le notti. Lacrime, piangi pur non sapendo il motivo. Diamine, salvami, non lasciarmi vicino. Al margine capita di sentirsi bambino e volere solo una persona che te lo dimostri. Pero eso
bella storia, però penso che mo questo qua non lo merito. E poi pure non ascoltarmi, ma una cosa la devo dire, sentila bene. Ma ti giuro che io resto, oggi o domani fa lo stesso. Non detesto essere divisi dal sesso, io ti chiedo solo questo. Credici ancora, stammi vicino e non solo in questo testo. Io ti resto accanto e fanculo se non ci credi. Puoi stapparmi queste ali, fanculo, continuo a piedi. Perché so che con te questa volta è vera. Perché so che con te non sarà una sera, no. E di questo non ne sa niente. Io non c'ho rimorsi, però era una bella storia, finita male. Peccato solo di questo mondo. Basta solo un bacio per spazzare i miei problemi. Quel tuo bacio che cazzo mi manca, ad essere sinceri. Non capisco perché smettere, quando fino a ieri mi dicevi che volevi star con me per giorni interi. Ora neanche ci sentiamo più, strana la vita. Ti si fa credere, ti illude quando vedi che è finita. Spero che tu sia felice, perché quando sarai uscita dalla testa mia ti allontano da tutti i pensieri. E non ho mica colpe se mi piaci, brutta stronza. In mente ancora penso, dai che forse torna. Pensa che coglione ad aspettare un'altra volta, felice di rivederti davanti la porta. Sono importante per te e dovrei crederci. Non volevi questo, anche tu volevi crederci. Mi prendi in giro, sento quasi a crederci. Tu ridi mentre io piango, quindi cazzo dovrei crederti. Spero che troverai quello che ti fa stare bene. Ma cazzo, ti prometto che nessun ragazzo ti renderà felice come lo facevo io quando passavamo le giornate a stare insieme. E so che tornerai, sì lo so che tornerai, ma quel giorno non mi troverai. Bibambù, Dottor Zivago, quindi per me abbiamo ascoltato di Ares. Allora, Reso e Ares questa sera ci hanno fatto ascoltare parte dei loro brani, della loro produzione musicale. Fanno parte di una crew che si chiama Copyright C2R, assieme a Matt, Incastro, Beef, Easy Boy, Tech, tutto il background di Hans. Insomma, sono ragazzi molto giovani, tra l'altro noi li salutiamo e eventualmente, se mi posso permettere, facciamo anche un invito prossimamente. Ah, sì, se hanno voglia di venire, ben vengano, noi vogliamo, sì. Sì. E quindi abbiamo cercato di illustrare un po' la vostra produzione musicale, di scoprire un po' qual è il vostro background, qual è il vostro parere riguardo al contesto nel quale vi esprimete, no? Quindi Reso, tu ti sei un po', come dire, ci sei, vieni qua vicino. Stavo a morire, un attimo, ho visto la morte. E allora, noi speriamo che la vostra produzione musicale vada avanti. Tra l'altro ricordiamo che vi scrivete testi, contenuti, alcuni aiuti, insomma, da altri collaboratori, come abbiamo citato prima Darren Mock per quanto riguarda Dream Trip, Schiavo di me stesso invece una produzione di Shit, un altro vostro collaboratore. Insomma, c'è una produzione prolifica di musica, noi siamo contenti e speriamo che continui ad andare in questo senso. Magari con nomi più grandi. Sì, sì, ma sicuramente. Tra l'altro speriamo che, visto il grande fermento che c'è per quanto riguarda il rap R&B, no? Voi siete contro la commercializzazione, ma per me è indicativo del fatto che quando le cose vanno di moda, poi alla fine escono fuori, capito? Non so come spiegare. Aspetta, alla fine poi. Ma sai perché dico una cosa del genere? Non lo so. Sai perché dico una cosa? Perché è uscito dalla comunità ieri. Sì. Ma droga o alcol? Ascoltate. Lo sai perché dico questo? Perché quando si parla di rap in Italia, soprattutto parlo di questo modello, dicono ma tanto il rap in Italia non lo ascolta nessuno. Io invece ho avuto la fortuna, tramite voi che venite ospiti, di vedere e di appurare che c'è un background enorme e molto competente, con dei grandi contenuti e con dei grandi artisti dietro questa scena. Quindi perché non farli apprezzare un po' a tutti quanti? Mi spiego, no? Quindi perché sentirsi soltanto, non lo so, un
che metti tu che sei un cantante di musica pop, voglio dire, okay. Canti sotto la doccia. Perché se ti si solo Eros, io e Michael, no. Michael, insomma, no, Michael, io sto parlando di musica italiana, mi dici Michael, ma Jackson, ma George. George, vabbè, non si può fare un discorso, se non si può fare un discorso, no, dimmi, non si può fare, no, ti rispondo volentieri. Niente, ormai devo ricominciare, no. Comunque voi avete capito che cosa intendo, no? Perfetto, allora, quindi vada come vada a questo punto, Ares e Easy Boy. Questa è la traccia principale, vada come vada, Ares, Easy Boy, Copyright Records, C2R, sulla scena, litorale, ok, bella per voi. Ho provato a immaginarmi in un passato alternativo, ma è a lei che devo tutto fin da quando ero bambino. Prima piangevo da ridere, ora rido per non piangere, a forza di trattenermi ora il cuore zuppo di lacrime. E tu c'eri anche quando intorno non c'era nessuno, mille pensieri, le nocche rotte a sfogarsi contro il muro. C'eri quando c'era lei, i primi amori, le prime cotte, sempre più nera perché rifletti il cielo della notte. Poi i primi affanni, avevo 14 anni, una testa piena di drammi, boxer pieni di grammi. L'unica vera paura era quella di innamorarmi, ma me ne prendevo cura e non sapevo come comportarmi. La prima volta sul divano, quei ti amo, sussurrati piano, stringimi la mano, giù per strada andiamo. Stavolta sei andata via, non sei più mia, c'ho il sangue amaro, ma pure la strada sa che torni anche se litighiamo. Quindi grazie, perché anche se non parli ci sei sempre stata, grazie al fra che mi hai visto piangere per l'ennesima stronzata. Vita amara la nostra, ma è quella che c'è stata data. Prima il profumo di gioia, ora plastica bruciata. Mille problemi, come conferma, c'ho i segni sul corpo. Volano gli anni, ma in testa sempre lo stesso ricordo. E sai che risponderò sempre a chi me lo chiede, che ora sfogo tutto sopra un foglio, ma il mio cuore resta sul marciapiede. Questa è per te che ci sei sempre stata, quando qualsiasi scelta sembrava sbagliata. E ora, vada come vada, tienimi stretto prima che io cada. Questa è per te che ci sei sempre stata, tutti quei problemi che ho risolto in strada. E ora, vada come vada, tienimi stretto prima che io cada. Ho fatto sempre tutto da solo senza chiedere aiuto, la strada è la mia casa, il posto dove sono cresciuto. Ho rubato per mantenere me la mia famiglia, ho ucciso l'orgoglio di un padre per un figlio che non gli assomiglia. Che ci posso fare, la strada ti porta a questo, pensare solo a se stesso, dimenticare il resto. In fondo che ne puoi sapere tu di come ci si sente, a fare finta di niente quando ci si sente perso. Questa la devo a mio fra che mi sono sempre accanto, dalla partita biliardo allo sfogarsi dopo un pianto. Questa la devo a chi mi ha insegnato che bisogna sempre lottare anche quando ci si sente stanco. E tu che pensi che debba farmi schifo, non ci credi che dopo tutti sti problemi sono ancora in piedi. Ho il cuore frantumato eppure batte ancora, finché avrò memoria di questa mia storia. Quante volte ho desiderato di scappare via da questa monotonia, ma proprio non ce la faccio. E se ho scelto questa via non è mica colpa mia, ma non porto nessun rimpianto. Questa è per te che ci sei sempre stata, quando qualsiasi scelta sembrava sbagliata. E ora, vada come vada, tienimi stretto prima che io cada. Questa è per te che ci sei sempre stata, tutti quei problemi che ho risolto in strada. E ora, vada come vada, tienimi stretto prima che io cada. Prima che io cada. Bibambù, Dottor Zivago, Reso e Ares, abbiamo ascoltato Vada come vada, un featuring tra Ares e Easy Boy. E mi sembra che sia andata piuttosto bene. Ma molto bene, io direi facciamo un bel applauso, dai. Se lo sono strameritato. Allora, Reso, è una mezz'oretta che sta elaborando tacitamente, non so cosa, però non so per quale motivo, non mi spiegavo come mai silenziosamente, insomma, ci guardava in maniera molto attenta. Invece adesso mi sono spiegato perché sei molto curioso per il brano che deve seguire. E allora sei molto curioso per il brano. Ah, non sei curioso. Non posso scappare il film, sì. Boh, tra l'altro io quando faccio il programma dei brani a mandare vado un po' parecchio in giro, e ultimamente da un po' bel po' di tempo, insomma, metti, poi tu ne sei testimone, da un bel po' di tempo me ne vado in Sud America, no? A prendere brani e via dicendo. No, assolutamente no, sì, no, non era rivolto a te.
abbastanza diventato. Ma non so, forse c'è il Bobo d'Alzheimer, secondo me. È possibile una cosa del genere, si muove da solo. Ma che succede? Il morbo di Rocco Siffredi, non so. Cioè, mi fai no con la testa, metti no, no, ma che è successo qualcosa? Vabbè. No, tra l'altro siamo andati spesso in Sud America a mandare brani. Abbiamo visto che anche lì c'è moltissimo fermento.